Eccoci qua a Corvara. Allora, una situazione che capita a molti di noi, dei nostri clienti. Una volta fatta la ronda, che sia in senso orario che in senso antiorario, arrivano a Corvara, guardano solo l'orologio e manca un'ora, anche meno di un'ora, prima della chiusura degli impianti. Come fare ad arrivare a Badia in tempo? Con questo video vi mostriamo qual è la via più breve da Corvara per ritornare a Badia sugli sci. La prima cosa, una volta arrivati a Corvara, dove si congiungono gli impianti del Borest e del Boe, prendere la seggiovia Costes d'Allega. Costes d'Allega che vi porta un po' più in alto, dove prenderemo poi la pista che porta alla seggiovia, anzi all'ovovia del Colalto, che sale là. Sono le 12:52. Vediamo quanto ci mettiamo per arrivare fino a Badia. Allora, questo è l'impianto di risalita del Braia Fraida. Braia in ladino, braia in generale sono i pantaloni, freit e il freddo, no? Freddo, quando diciamo i a freit, io ho freddo. Penso sempre che chi ha inventato questo nome Braia Fraida, ovviamente come braia intendeva le mutande, no? La traduzione potrebbe essere mutande fredde. Immagino sempre che lavorando qua, che è il punto più freddo di tutta l'Alta Badia, qualcuno vi ha detto: mamma mia, in quel posto mi vengono sempre le mutande fredde. Quindi ricordatevi il nome Braia Fraida.
adesso sembra ancora lunga per arrivare a Badia, però una volta scesi dal Braia Fraida non tutti sanno che si può sciare senza prendere alcun impianto fino alla villa. Quindi seguite bene le piste che faremo dal momento che scendiamo dall'impianto del Braia Fraida, perché ci sono 2-3 punti dove si pensa di dover prendere un impianto ma effettivamente non serve. Quello che serve è solo prendere un pochino di velocità. Eccoci qua. Allora, scendiamo, siamo scesi dal Braia Fraida, l'impianto, e adesso prendiamo la pista a sinistra. È la pista numero 15. Ora, attenzione, ricordiamoci che avete fretta. Ecco, attenzione al bivio. A questo punto non serve prendere la seggiovia Bambi, ma ci dirigiamo direttamente verso la villa prendendo questo sentiero. Con il numero 24, mi raccomando, qua serve rincorsa. Con gli sci ben preparati e sciolinati a dovere, tranquillamente riuscite a farla senza dover patinare troppo.
Ed eccoci qua, il men che non si dica, ci siamo immessi nella pista Altin, che è la rossa del Pizza Villa. Allora, questo è l'impianto della risalita della Rua che porta al parcheggio del Pizza Villa, dell'ovovia del Pizza Villa. Ora, diciamo che eravate veramente in ritardo per il rientro a Badia e questo impianto è già chiuso. Se fosse già chiuso, allora, qua giù, dopo il ponte, andate a destra. E se c'è neve, seguite il sentiero lungo il fiume. Sono 3 km in leggera discesa. Si deve un po' pattinare, però arriverete direttamente fino all'osteria posta seguendo il fiume. Sempre meglio che attendere il pullman di linea che passa ogni ora, oppure litigare per un posto in taxi. Ovviamente se questa seggiovia è ancora aperta e ce la fate ad arrivare fino ai piedi del Gardenazza, però il Gardenazza è chiuso, allora magari scendete fino alla villa, vi bevete qualcosa, aspettate il pullman di linea e prendete il pullman di linea fino a Badia. Ma lo sappiamo che se seguite questo video alla perfezione non arrivate in ritardo, anche se potete lasciarvi un po' di calma. Scesi dalla Rua, prendiamo la seggiovia Colts, vi porta sopra la strada. Ecco qua, finisce il Colts. Un consiglio se siete maledettamente in ritardo: qua ci sono due seggiovie, noi dobbiamo prendere quella più in là, che è il Gardenazza. Cercate di evitare quindi di prendere il Donins, ovviamente questo solamente se siete a 2-3 minuti prima della chiusura del Gardenazza. Basta prendere un po' di rincorsa e poi racchettare un pochino l'ultimo pezzo. Ecco, abbiamo evitato Donins. E con un po' di movimento arriviamo alla seggiovia del Gardenazza.
importante sapere che fino alla fine di gennaio le ultime corse della maggior parte delle impianti sono alle 4:15, quindi entro le 4:15 ultima corsa per salire, vale anche per il Gardenazza. Da febbraio viene allungato il tempo, se non erro, di 15-30 minuti, non so esattamente, dopo lo metto qua sotto. Quindi più sole, più tempo per sciare da febbraio in poi. Un'altra cosa molto importante: non arrabbiatevi con gli impiantisti se arrivate al cancelletto che è già chiuso, però vedete ancora l'impianto muoversi. Loro fanno solo il loro lavoro. Se la regola o se c'è scritto che alle 4:15 viene chiuso, i tornelli sono chiusi alle 4:15, basta. L'impianto può ancora girare perché c'era ancora chi ha fatto in tempo a salire sull'impianto, erano ancora sull'impianto e li mandano fino a destinazione. Quindi non gli impiantisti, quei poveri cristi, ogni tanto, perché ne sentono di tutti i colori, non ne hanno nessuna colpa, è il loro lavoro, ci sono dei regolamenti, se succede qualcosa dopo l'orario di ultima corsa ne fanno loro, ne pagano loro le conseguenze. Quindi accettatelo, quando sciate sapete queste regole, se non ce la fate ci sono le alternative: seguite il fiume come in questo caso, oppure prendete un taxi, prendete un pullman, molto semplice. Ma non arrabbiatevi con chi è tutto l'anno a fare questo lavoro e puntualmente all'ora di chiusura le sente tutte. Grazie. Ok, siamo scesi dal Gardenazza e adesso facciamo la pista dello Sponata che ci porta a Sonnpunt.
Ecco, facciamo un esempio. Ora alle 16:15 non riuscite a prendere il Pradice. Seguite il sentierino battuto dalla motoslitta che vi porta di nuovo al fiume, e seguite il sentiero lungo il fiume, che è quello uguale che prosegue dalla villa dove vi parlavo prima per tagliare dalla villa. Seguendo il sentierino lungo il fiume, più avanti si passerà un ponte, arrivate proprio fino davanti a 200 metri prima dell'osteria posta, quindi 200 metri di camminata. Questo nel caso anche l'impianto Pradice fosse chiuso. Ok, sono le 13:31, quindi 13:32, voilà, mancano 13:32 e ci abbiamo messo, ecco, alla fine 3/4 d'ora di tempo da Corvara fino a Badia o a Son Punt per prendere l'ultimo impianto. Qua fuori si vedono i pannelli solari che abbiamo sul tetto dell'osteria posta e il sentiero lungo il fiume con gli sci, arrivate proprio fino qua davanti al Badia Pub. Poi basta seguire il marciapiede e siete all'osteria posta. Ecco, siamo a Badia. Ora la strada a piedi per arrivare fino all'osteria posta non ve la mostro perché penso la conosciate già. Al massimo dopo questa scarpinata bevetevi qualcosa all'après-ski e poi ci vediamo a casa.